Ora qui il break da parte di Pastore, entrata da rigore, cerca di scaricare per Schick, vuole lo spazio per andare al tiro, poi Perotti e c'è calcio di rigore per la Roma. Ah, vediamo un po', parte l'argentino, conclusione facile facile, il primo gol stagionale. Sempre Nzonzi cerca di infilarsi, poi trova il suggerimento largo per Cartorp, ancora cross in mezzo e poi c'è il gol da parte di Schick che l'ha colpita Alessio con il tacco, c'è stata la deviazione di De Angelis. Ancora Diego Perotti che poi trova un'ottima iniziativa per Spinazzola, Spinazzola fa tutto da solo, conclude e trova il suo primo gol in giallo-rosso con il destro Leonardo Spinazzola. Poi ancora il cross dentro e questa volta arriva il gol del 4-0 realizzato da Spinozzi su assist ancora di Karsdorp. Pastore che verticalizza ancora Perotti all'interno della rigore, vediamo se cerca il destro a girare, no, cerca Schick che trova la conclusione del 5-0 su assist di Perotti, arriva il secondo gol di Patrick Schick. Riesce ad andare via con la maglia numero 16 le rose, tra l'altro uno dei nuovi acquisti, possibilità per Under che è solo davanti al portiere, la conclusione del piccolo turco che fa 6-0. E la conclusione da parte di Antonucci che trova un grande gol con l'esterno. Attenzione ora al pallone messo in mezzo con la conclusione vincente da parte di Edin Dzeko, non ci è arrivato Antonucci, c'è anche il gol di Edin Dzeko. Kolarov cerca di infilare il pallone per Antonucci, 1-2, ancora Antonucci, ancora con l'esterno e ancora gol da parte di Antonucci che fa doppietta Alessio nel giro di pochissimi minuti. Cristante, lo scambio con Antonucci, c'è larghissimo Kolarov, non viene visto, ancora Antonucci, 1-2 con Florenzi al volo e questa volta il gol di Alessandro Florenzi. 1-2, bellissima qui l'azione con Dzeko che scava il pallone che si infrange sulla traversa, ma poi arriva Florenzi per il gol dell'11-0. Bua cerca ancora lo spazio per il cross, la mette, l'uscita a vuoto e qui c'è addirittura, non so se l'autorete o l'ultimo tocco di Antonucci, comunque poco conta, arriva il 12-0 per la Roma.